Per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo, José, uno di noi. José Mourinho sbarca a Roma, alla AS Roma, per la precisione. Tifosi dell'Inter già divisi come al solito, divisi per Conte, divisi per Icardi, oggi divisi per Mourinho, ma da Mourinho, ragazzi. E intanto la maglietta del triplete è offerta da Che Calcio. Con una trentina d'euro riuscite ad avere la replica fedelissima della maglietta del triplete, esattamente come questa. Ricordatevi di specificare e di richiedere la patch dello scudetto. Comunque, tornando a noi, per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo. Intanto mi indosso la maglietta. Che calcio, tutto in descrizione, link. Usate il codice sconto MB per sostenere il canale. Comunque. Arriviamo a noi, José Mourinho. Ragazzi, che cosa possiamo dire di Mourinho? È stato l'uomo che ci ha regalato a tutti noi tifosi dell'Inter il giorno sportivamente parlando più bello della nostra vita. Quindi non possiamo biasimarlo. C'è qualcuno che dice: no, ma in Italia non doveva tornare da nessuna parte. Per me, dopo quello che ha fatto Mourinho, non lo farà mai. Poteva andare anche alla Juve piuttosto che al Milan. Dopo quello che ci ha regalato delle emozioni inqualificabili, delle emozioni incommensurabili. È un professionista, così come Conte della Juve è venuto tramite Chelsea, nazionale, poi è arrivato all'Inter, da bandiera della Juve è arrivato all'Inter. Quindi il calcio, ragazzi, è sì dei tifosi, ma il calcio dal punto di vista professionale è dei professionisti. Quindi Mourinho può andare dove vuole, nessuno toglie quello che ha scritto in fatto di storia con questi colori, con questa maglia, con questo stemma. Poi, per i sapientoni che è, però ci ha abbandonato, non è venuto a fare la festa a Milano. È sempre stato così, Mourinho. È sempre... E ha pianto per l'Inter a Siena. A Siena, piangendo, è tornato negli spogliatoi. Quando ha vinto l'Europeo, la Champions League con il Porto, se l'è tornato dentro negli spogliatoi e non ha festeggiato. E fa parte del suo personaggio. Ok? Non possiamo giudicare, perché è facile festeggiare... Il giorno che alzi la Coppa Campioni, il personaggio Mourinho va giudicato invece quei 2 anni dove mangiavamo merda, nonostante dominavamo in Italia e poi in Europa, eravamo tartassati dal famoso rumore dei nemici. Lunga vita a José Mourinho, perché il fatto che nella finale non è tornato a San Siro non significa nulla, non significa nulla. E dopo lui ha ammesso in maniera molto romanzata che se fosse tornato a San Siro non sarebbe più andato a Real Madrid, quindi ha cercato di evitare questo. Fa parte del personaggio di Mourinho, della storia di Mourinho, fa parte del romanzo Mourinho, che sia vero o no, dato di fatto che noi, questa giornata qui, 22 maggio 2010, siamo stati sul tetto d'Europa anche grazie a Mourinho. Poi ragazzi, inutile dividerci per un allenatore che da 10 anni non è più il nostro allenatore e neanche dividerci per un allenatore che oggi governa l'Inter. Passeranno giocatori, annate, le società, ma noi, questi colori, questo stemma, saremo sempre qua. Siamo l'internazionale. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Se volete la maglia replica del triplete, che ve la siete persa 10 anni fa, checalcio.com, link in descrizione, codice sconto per sostenere il canale, MB. Ciao.